Ciao cucciolino, cucciolina! Ciao amore! Buona Pasqua! Happy Easter! Ciao, come state? Bene! Cucciolini, avete ricevuto le uova di Pasqua? E se sì, scriveteci nei commenti quale uova! Allora, Anastasia, che cosa abbiamo qui? Le nostre uova! Finalmente le uova di Pasqua che avevamo acquistato per la challenge di oggi. Allora, la challenge di oggi, Isabella. Adesso facciamo vedere tutte le uova, vabbè. Sì. Lo sapete già nello scorso video. Il video praticamente è noi, quindi io, Aria, Anastasia e Isabella andiamo di là, mentre la mamma toglie tutte le carte e le mette sul tavolo. Potete anche toglierle voi le carte, Tanto non è che poi. Poi vi dovete bendare. Tu li mischi. E praticamente con la benda dopo ce la mettiamo in faccia. E dobbiamo prendere un'uova a caso, lo spacchiamo. E con questo spaccherete l'uovo che avrete scelto. Che abbiamo visto. Esatto. E dalla sorpresa dobbiamo capire che uovo è. Benissimo. Avete capito? Sì. Hai detto ad Aria quello che deve fare? Aria, have you understand the challenge? Yes. Ok. Allora, adesso facciamo vedere che abbiamo l'uovo di mercoledì Adams. Me contro te. Indovina chi? Le galatine, la Juventus e i puffi. Allora, aprite le uova. Sì, abbiamo deciso galatine. Poi che voi uscirete, okay. E io metterò un uovo di Pasqua sopra una carta che non appartiene a quell'uovo. Poi io cambierò la carta, sì. Ok? Giralo, tanto poi sarà girato. Toglilo quello, toglilo. Mettiamo tutti i bicchierini da una parte. Wow! Mettilo sulla carta. Oh, niente. Si è rotto. No, non si è. Oh, vabbè. Vabbè, ma noi mettiamo giù al contrario. Fa niente. Non importa. Ok? Allora, abbiamo aperto tutte le uova, quindi adesso uscite tutti fuori dalla stanza e io metterò le uova tutte in fila. Vi ricordate le uova di Pasqua che ci sono? Più o meno? Sì. Ok. Comunque vi farò vedere le carte eventualmente, va bene? Yes. Ciao! Ci vediamo tra poco! Ciao cucciolini, adesso io dovrò mettere tutte le uova sul tavolo senza più mostrare le carte, poi le bambine da bendate a turno con il martello dovranno spaccare un uovo e dalla sorpresa dovranno dire quale uovo è. Vediamo chi di loro si ricorda le uova di Pasqua che abbiamo aperto, chi sarà più bravo. Ok cucciolini, ho aperto tutte le uova, quindi adesso chiamiamo le bimbe e vediamo chi di loro vincerà. Bambine! Vane! Dai! Yes. I call this egg. Aria, tu sei la più piccola. Aria, you're the youngest, so you start. Ok. Benda, metti giù la benda. Zoom in. Ok, any egg. Gira un po' di volte. Metti qua. No. Giro, giro. Okay, any egg. Tell me when to stop. Oh. Stop. Okay, stop. Fine. Non puoi girare, non si può girare perché no, c'è il nome. Sì. E là c'è il nome dietro. Open it. Ok. Guarda. L'odore. I think it's yeah. The pony. Chi? Ehi, hey, brava! Brava! Little pony! Brava! Uno per Aria! Wow! Nice! Bellissimo! Okay. Brava Aria! Anastasia, gira giro tondo! Ma io! Ok? Stop. Oh. Posso? Sì, vai, vai. Vai. Fa vedere, posso vedere? LOL. LOL, brava amore. Vediamo cos'è. Riesce ad aprire. Guarda che bella, una fascia per capelli, Anastasia. Ok, adesso tocca a Vanessa. Ah, ok, gira, gira. Scambiamo un po' le uova. Aspetta. Scambiamo un po' le uova, benissimo.
Ok, molto bene. Yes. Ok. Che buono. Sposta, vieni. Ok, gira, gira. Vai. Stop. Stop. Salve tutti. Basta. No, uno solo, amore. Quale hai preso? Ok. Dammi la cosa. Prendi. I puffi. Bello, grande puffo. Vediamo. Vediamo. Bellissimo. Bellissimo, di grande puffo. Che bello. Ok, Isa, copri gli occhi. Vanessa, mischia le uova. Ok. Ok. 1, 2, 3, go. Scegli. Maria. Stop. Vai. Wow. Ci puoi dare la... Vai, Isa. Oh. What? Cos'è? Non mi piace il cioccolato bianco. A me sì. Cosa? La galatina. Galatina! Buona! C'è la caramella dentro della galatina? Però sì, voglio. Assaggia! Com'è? Buonissimo? Com'è, Vane? Sa di galatina dentro. Vero! Altro giro per Aria e ultimo giro per tutti. Esatto, sì, ultimo giro per tutti. Aria, giù la benda. Giro, giro, giro. No! Wow. Prima giro, tre giri, 1, 2 e 3. Ok. Stop. Wow, good. Come on. Quello che piace a me. Stop. Oh, wow. Aria deve indovinare l'uovo di Pasqua. Schiaccia. Ok. Aria, ok. Mm, che belle. Aria, what is? Guess who? Sì. Come si dice? Guess who? Guess who? Indovina chi? Oh, brava, brava Aria. Anastasia, ultimo giro anche per te. Vai. Ok, Anastasia, gira. 1, 2, 3. Vai. Stop. Ok, cos'è la penna? Sì! Che bella! Come l'ho io! Davvero? Ce l'hai già? Quella che scrivi non si vede. Ah, bella! Ah, vai Vanessa! Gira Vane! Ok. Ok. Scegli? Ok. Vieni avanti. Ok. Questo. Va bene. Ok. Fa vedere l'astuccio della Juve, una borsetta, c'è scritto su. Ma che carina, per mettere le matite a scuola. Gomma, matita, eh? Ti piace? Cos'è il 14° astuccio che mettiamo nello zaino, questo? Bene, bene, bene. Mamma, ce l'ho fatta. Ok. Che bello! C'è sia la penna che il foglio. Scrivi un messaggio segreto, poi illuminalo. Wow, ci sono un sacco di due, tipo uno per non essere per me. Ci sono un sacco di probabilità. Allora, vai Isabella, fai un giro su se stessa e poi scegli quale uovo vuoi spaccare. Ok, vai. No, no. Vai. Attenta. E... voilà, voilà. Che sorpresone gigante! Che cos'è? Ti mancava? Venerdì! Mercoledì! Mercoledì! È mercoledì, Isabella! No! Sembra una borsetta! Un keyway! Ah, uno zainetto! Uno zainetto, che bellino! Lo regaliamo ad Aria? Per il viaggio? Do you like? Eh? Oh, look, Aria can take it for free. Ok, bellissimo. Va bene, ragazzi, ma le uova, cosa c'è, amore? Dimmi. Non va questa penna. Eh? Non va. Perché non va? Guarda, non si legge? Sì che si legge, no. Ciao. Non scherzo.
Ah, scusa, ciao, ho capito. Io mi chiamo. Ok, il video è finito, speriamo che vi siate divertiti. E cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Ciao cucciolina, cucciolina. Ciao. Ciao. Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Noi stiamo benissimo perché, come avrete già visto nel video precedente, chi sono arrivate? Sono arrivate le cuginette di Vanessa e Anastasia, Aria e Isabella. Quindi non abbiamo perso tempo e abbiamo dormito tutti insieme. Aria e Anastasia in una cameretta, Vanessa e Isabella in un'altra. Ma guardate un po' qui chi c'è, chi si è già svegliato insieme a me? Ah, scusatemi, ma sono ancora in pigiama. Guardate un po' chi c'è. Buongiorno! No, good morning, Aria. Good morning. Amore. Ciao, amore. Ciao. Avete dormito bene? Have you sleep good? Yeah? Bene, bene. Tu, Ani, hai dormito bene? Avete dormito benissimo. Non vi siete mai svegliate. Tu questa notte ti sei svegliata, ti sei buttata addosso a lei credendo che era Vanessa. E io ti ho detto, spostati che Aria la sveglia. Allora l'hai guardata come per dire, come Aria? Ti eri già scordata. Aria, do you want breakfast? Yeah? Brioche? Milk? Do you drink milk? Yes? Hot milk? I drink it cold, but I don't want any milk. Any milk? No? Ok. Tu, Ani, cosa mangi? La briochina? Con? No, quella brioche che c'è. Quale? Ce l'avete al tavolo? Se venite sul tavolo già ho messo qualche briochina. Volete farla qui? Dove andate? A svegliare Vanessa e Isabella? Ok, vi aspetto giù per la colazione, ok? Fai mettere le calze d'Aria che sono in cameretta. Buongiorno Isa, ciao amore. Hai freddo? Avete dormito bene? Ok, breakfast? No? Pizza for breakfast? My pizza? No, vuoi brioche? No. Milk? Ma cos'è? Facendo delle melanzane. Ciao amore, come hai dormito? Mangiamo, ma non mangiamo il Burger King oggi? Ah, è vero. Come stai? Hai dormito bene? Avete dormito tutti bene, eh? Anche Aria, benissimo. Le calze ad Aria non gliele hai ancora date? Fatto, ma lei non le voleva. Non le vuole? Cosa volete mangiare? Tu? Vuoi la briochina? Isa, tu ancora non hai fame? Sì. Sì, hai fame? Sì. Ah, vuoi il cappuccino? Andiamo giù a fare il cappuccino? Giù? Sì. Downstairs? Non so, anche a me. È giusto? Downstairs? Ok, ma c'è mamma, okay. Anche a me. Vuoi il cappuccino? Ma c'è downstairs? Yeah, no. Andiamo? Ma Aria, calze? Shock? Socks. Vuoi le calze, amore? Brava, ok. Molto bene, brava Aria. Cos'hai tu sotto questa ascella? Una bollicina? Hai la bollicina sotto la scena? Trasparente. Non si vede ma si sente. No, l'ho vista un po' però. Ok, dai, allora aspetta che spengo un attimo le melanzane. Andiamo a bere il cappuccino. Ok, bimbe, prepariamo i cappuccini? Dobbiamo accendere la macchinetta. Avete fame? Cacao. Tu non lo vuoi cacao? Tu vuoi il cacao? Nesquik? Sì. Ok. Vuoi venire a provare? Sì. Ok. Sai come si fa? Così? Sì. Su e giù. Qua, su e giù, ok? Wow! Very good! Piano, 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 piano. Ok. Piano. Tu non lo vuoi, hai detto. Vero? Ok. Stop. Very good. Vane, prendi, Vanessa, prendi la tua tazza, per favore. Ok. Stop. Oh, vai, vai, yes. Ok, perfetto. Perfettissimo. Brava, Isabella, promossa. Vanessa, tieni. Ma non è uno cappuccino, babycino. Ti chiamo. Babycino, baby you. Piccolo? Sì, perché non c'è caffè. Ok. E chocolate? No, 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 Nesquik? Finite, questo sì. Ok. Prendi il Nesquik, amore. Ma la cannuccia fredda col cappuccino non ci sta tanto bene. Le cannucce fredde sono buone per i cocktail che sono freddi col ghiaccio. Metti il milk? Io lo voglio.
sì, amore. Middle, ancora. Ok, stop. Sì. E tu no? No, io sì. Ani, vuoi? Sì. Fa lei, Anastasia, che tu sei piccina, ok? Ok, ci siamo? Sì. La bar girl. Buona colazione, bimbe. Buona colazione. Grazie. Ciao, bellissima. Cos'è successo, amore? Ti sei bruciata col latte bollente? Io te l'avevo detto, però adesso te lo rifà la mamma. Lo vuoi più con la schiuma? Come Vanessa? Come questo qui che è super cappuccinoso? Ma sempre con... Sì, acqua. Ok, ma sempre con il cioccolato? Senza? No. Senza? Ok. Ok, allora se facciamo così, io te lo faccio senza. Poi se vuoi il cioccolato lo aggiungiamo dopo. Va bene? Fammi vedere la lingua. Mannaggia. Fa vedere? Togli il ghiaccio. Ti sta un pochino passando? Non tanto. Non metterlo tutto in bocca, Ani, che ho paura, eh. Allora, bimbe, vi andate a preparare, vi andate a vestire, a lavare i denti. Isabella, ti do la regia in mano, ok? Ci pensi tu? Sì. Adesso andiamo a fare... lavare la denti, ok Ani? Ok? Ma dov'è? Vane? Andiamo? Aria? Vieni? Ragazzi, adesso ci andiamo a cambiare, lavare i denti. Allora, ah, guarda! Ciao! Ciao, cucciolino. Allora, adesso Vanessa, vai a cambiare. Ok, questo è outfit di Vanessa. Calze con delle stelle, pantaloni bianchi e maglietta nera e borsa stupenda blu con questo qui tipo a ciondolo bellissimo dove ci puoi mettere tutto quello che vuoi dentro. Stiamo lavando i denti. Aria, saluta. Aria. E adesso facciamo... No, lo se dobbiamo anche la vestire. Quindi io mi sono già vestita. Però dopo andiamo al Burger King. Sono felicissima. Ciao. 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 Ciao, che bella. Ok, c'è una maglietta. Qua, la jean, nero. Negozio o di store. Allora Isabella, cosa vuole? Jelly fruit? Ma ok. A scuola ha detto Isa, quando vai in Italia cosa prendi? La jelly fruit? Sì. Ho visto su TikTok. So, mi prendi per i miei amici la due? Crema due crema. Ma no, one and li dividi one for the sono tanti. La crema gomma. Sì, amore, va bene. No, la crema gomma no, no. Di questo un cestino, perché se no non si capisce questo. Ma uno per tutti e due. No, ma non è buono, ma non è buono buono. Va bene, io, ok. Io l'ho visto sul video, ma non era questo. È jelly. È jelly. Yeah. Ok. Mega dice. Ok. Ragazzi, mi hanno trovato il sushi nel negozio di caramelle, incredibile. Yeah. Ah, ma sono caramelle, ok. Only one. No, Ani, non si può comprare. Allora togli quel coso lì a forma di lipstick, di rossetto, che tanto non è buono. È più buono quello. Ani, this, I have one of these before. Questo! Questo cosa avete visto? No, questo è buono. Aria! What is this? I love it! Prova, Ani, prova! Pochi, pochi. Sì, è la cosa, io ho visto su TikTok. Ho capito, ma su TikTok c'è di tutto, non possiamo comprare tutto. E a cosa serve questo? Jeff, mamma, io ho detto di Vanessa, Vanessa lo sai, la ho visto, ce l'ho questi. E ho visto, mamma, io lo prendo. Io ok, prendi. Ma cosa mangio questo? No, no, pochi di meno. Prendine uno solo, perché se poi non sono buoni li buttiamo. Ne prendi, ho detto che ne prendi. No. Ok, lasciali tutti. Lasciali tutti, guarda che ti porto a casa, eh. Ma solo due li voglio prendere. E se poi intanto non ti piacciono? Ho fatto Halloween. Butta. Li avevamo già presi che era Halloween e non ti piacevano.
Prendine uno. Oh, Aria. Only one, two. Only two, dai, two. E se prendiamo la cosa più schifosa in questo posto? Cioè? Cioè? Cos'è, Vane? Scusa? No, 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 amore. Cos'è questo? Caramelle, credo. Ok, bimbe, sono riuscita a portarvi fuori. Queste due erano impazzite. Buono. Cosa, Aria? Andiamo a Burger King? Andiamo a pranzo? Ok? Dai. Ok, ragazzi, cosa è successo? Stiamo mangiando al Burger King e Vanessa è caduto? Il dente. Il dente, guardate qui, un bel molare, grossissimo. Fa vedere, non l'ho visto nemmeno io. Oh, Vane, però ti sei tolta il pensiero, vero? Perché non riuscivi a mangiare, poverina, le faceva tanto male. Adesso mangi. Finalmente. Meno male. Ok, abbiamo finito di mangiare Burger King. Adesso andiamo di là supermercato. Ah no, vado io. Tu vai un attimo con la mamma, con la tua mamma a fare una commissione e poi venite da me, ok? Okay. Andiamo a fare la spesa? Dai, andiamo. Ok, bimbe, siamo tornate a casa. Vediamo quanto sei brava. Mi raccomando, Aria. Mamma mia, sei bravissima. La numero uno, Aria. Allora, primo. Ok, bravissima. Amore, la ruota spaccata, però cerca di... Dai, Vane, tu poi basta, andiamo. Wow, bravissima. Isabella. E poi io. No, poi basta. Brava. Allora, ascoltatemi. C'è una cosa dietro di me. Lo so. Vanessa, salutiamo i nostri cuccioline e cuccioline. Iscrivetevi al canale e faccio un bel like e attivate la campanella. Buona Pasquetta ormai quando vedrete questo video. Guardate un po' alle mie spalle quante uova di Pasqua hanno ricevuto Vanessa e Anastasia. Abbiamo dovuto chiedere l'aiuto a Isabella ed Aria, le cugine inglesi, per poterle aprire tutte perché sono tantissime. Il problema è che io non trovo più né Vanessa, né Anastasia, né Isabella e neanche Aria. E non so dove sono. Ragazzi, aiutatemi. Se le vedete, scrivetemelo nei commenti. Quindi andiamo subito a cercare Vanessa, Anastasia, Isabella ed Aria. E poi ci prepariamo una routine serale super originale con l'apertura delle uova di Pasqua. Pronti? Mi sembra di aver visto qualcuno. Un attimino, torno subito. Mi sembrava di aver visto qualcuno passare, delle voci, però non vedo nessuno, non riesco veramente a capire. Ma... Oh, aspetta, scusa, ho visto una testa. Avete visto anche voi la testa? Scrivetemelo nei commenti. Ah, ma tu mangi sempre. Cosa stai mangiando? Niente. Senti, non trovo Vanessa e Anastasia. Neanche io. Ok, andiamo a cercarle che dobbiamo fare l'apertura di queste uova che sono tantissime. No, non ci sono. Isabella, le abbiamo contate le uova? Abbiamo... Sì. Ok, andiamo a cercare. Dove siamo? Non lo so, ma dove sono? Allora, intanto mi piacerebbe contarle queste uova. Sono veramente, veramente tante. Poi... Ma allora, cosa ci fate voi qui? Ah, furbette, vi volevate mangiare tutte le uova? Allora, ciao Aria. Ciao. Ciao amore, in pigiama, siete tutte in pigiama, tranne Vane che ancora non si è cambiata, ma fa niente. Salve, bravo. Ok, 3, 2, 1. Ok, come facciamo adesso per questa apertura? Chiudiamo gli occhi, peschiamo e apriamo. Blindfolded, va bene. Tu dai inizio alle danze? Contiamo le uova? Dance? Oh, dai, inizio le danze! Yuhu! 21! Ai, mamma mia, ma non ce la faremo mai, ragazze! Dai, Aria, chiudi gli occhi! Close your eyes!
Ice. Ok, choose a X. Olè! Wow, nice! Anastasia, chiudi gli occhi, gira la ruota, giù il gettone, si gira, attenta che cadi. Ma sì, è lo stesso, dai. Wow! Vai! Olè! Wow! È il tuo, bene! Vai Isabella! Quella là, Isabella si è allungata e ha preso quello delle principesse. Yeah. Isabella non è molto felice. Aria! Vai! Bella! Brava! Vai Ani! E tu Ani? Sì! Questo è mio! Questo è mio! Questo è mio! Va bene, va ok. Mio. Vai, Vanessa si è spostata di postazione e sceglie, cosa sceglie, cosa sceglie Vanessa? Fa la... Questo dai. Questo dai. Anche mio! Ah, sei rimasta senza uova, te quella delle principesse. Vai Isabella, dai, dai un'occhiata e poi scegli, dai. È mio! Buono! Aria! Ok Aria, look and shoes. Oh. Yeah. Yes! L'uovo delle Filippa! Anastasia, look, in insieme, guarda che cambi dalla sedia, Anastasia, Vanessa, nocciolato Novi, Isabella, Isabella, in insieme, anche Isabella, Aria, Kinder, vai Anastasia, bello amore, vai Vanessa. Un uovo, cos'è? Boh, è fatto così. Ma niente, vedremo cosa ci sarà dentro, la sorpresa. Vai Isabella. One Isabella. Questo. Ok, luminosotti. Yeah, nice. Arietta, dove sei, cucciolina della casina? No. Vai Anastasia, un altro dei d'insieme, ma quanti ne abbiamo dei d'insieme? Bellissimo, le principesse! Isabella, where are you? We are... Hello. Ancora d'insieme! Ok, tre. Isabella si contendono le ultime due uova. Wow! Ok Isabella, questo è tuo. Adesso dobbiamo aprirle. Allora, Aria, choose an X. Oh, quello delle Pinipon. Ok. Aria ha scelto. Bene. Vuoi aprire subito quel regalino lì? E lo metto. Wow! Quindi non lo apriamo neanche l'uovo? Va bene. Anastasia, tocca a te, scegli un uovo. Quello dei d'insieme, va bene. Ok, Anastasia, vediamo cosa c'è dentro l'uovo dei d'insieme. Vai. Tatuaggio. No. È il puzzle. Il puzzle dei d'insieme. Wow. Poi lo facciamo, Oh. Non iniziamo, Vai, Vane, apri. Tutti. Io ho preso questo per Vanessa. Bello! La Clio Makeup. Sì, vediamo un po' che trucchi ci sono qua dentro. Profumoso. Mi sa che qua ci scappa l'assaggino anche da parte mia, Ci sono? Apri. Ma non c'è trucchi? Non lo so. Mamma mia. Non c'è trucco, non c'è inganno, Vanessa. Guarda, Anastasia, non ti ammazzare di cioccolato, Sennò più concludiamo qua il video subito. No, amore, no. Cos'è? Questo! Bella! E la faccia... Vanessa, no,
Vanessa, a me piace di più questo invece. È bellissima, provala. Ah, io ce l'ho questo. Ma che carina. Quello della truffa. È bellissima. È bellissima. Isabella, tocca a te. Io voglio questo. Vai, va bene. Ok, Isabella, vediamo un po'. Poi ci vuole una forza. No. Ok, fa niente. Carino, delfino. Va bene. Che bello. Ok. Gomma? Come si dice gomma? Rubber! Ani, basta! Ani! Basta, ha ragione Aria, eh! Dai Ani, dai! LOL! Occhio che cade! E di ma, wow! Cos'è? Fa vedere! Sticker! Sticker? Anastasia, se mangi ancora uova concludo il video. Cosa sono? Vabbè, ah sì, gli sticker, quelli da attaccare. Ok. Qual è? Cosa hai scelto? Luminosotti. Anche tu i luminosotti? Ti prendi questo, dammela a me. Ok. E metti da quello. Oddio, è duro, è vero. È vero. Mamma mia. Per favore. La balena anche tu. Ma è bellissima. Apri Isabella e poi concludiamo il video perché Anastasia sta mangiando troppa cioccolata e invece no, sì. No. Cosa c'è? No. Ci posso credere. Vabbè, compreremo un acquario e metteremo tutti questi pesciolini dentro. Vabbè, la collezione dei delfini e delle balene. Anastasia, io ti do l'ultima chance, l'ultima, eh. Cuccioline e cuccioline, scrivetemi nei messaggi se ho ragione. Se Anastasia mangerà ancora un solo pezzettino di cioccolato, verrà espulsa dalla challenge. Vieni. Non ridere perché io lo faccio, eh. Vai Aria! Sì, woo, 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 woo. Aria, secondo te cosa c'è? Make up? Vai! Vai! Carta la carta! Carta la carta! Carta! Hai trovato make up? No. Ma come? Dovevi trovarlo tu il make up? C'hai due orecchiette da gominetta. Tocca a te, vai. Vai, dai, make up pure tu allora. Silent, please. Silenzio. Allora. Ma ne due uguali. Stai ferma. Come ne due uguali? Uno dammelo a me. Ok. Grazie. Sì, 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 sì. Ma io non capisco, ma di chi sono ancora tutte queste? Ma sono troppe! È impossibile! 1, 2, 3, cosa è? E una è tu allora! Cosa ma no, non è sono mia. 4, eh! No, ok! Ma no, guarda che... Isabella! È furba, Isabella, è furba! Aveva preso un uovo in più! Ma noi l'abbiamo beccata! Beccata, Isabella, beccata! Vai Vanessa, dai! Che qua andiamo a dormire a mezzanotte! Sono un pezzo di questo. No. Alla nocciola. No. Dai. Domani puoi mangiarlo. Oggi no. Se no vai fuori dal gioco. Io guarda. Vanessa ha trovato l'uovo d'oro. Vai, apri l'uovo d'oro. N-O. Wow, guarda la nocciola. Buono. Cosa hai trovato? Niente. Fa vedere. Pezzettine basta. No, è troppo. Di meno. Stop tutti, eh. Isabella. Isabella. Ok, basta, basta. Ok. Io ce l'ho la Ferrero Rocher. Vai. Ci sono dentro questi. Grazie Daniela. Daniela? Sì, brava. Daniela. Oh, che bello. Amore, piccolino lui. Non è il bambino di quello che ho fatto io prima. È vero. Bravo. Oh, questo oh è my god. Mangiare loro. I can't we go and do the thing to the cats. The cats, yeah.
ragazzi, cat e gatto, non pensate male. Allora, facciamo l'ultimo giro perché è tardi, ok? Ok. Come potete ben ascoltare, sono tutte schizzate. Sarà la stanchezza, perché oggi abbiamo passato tutto il giorno fuori casa, quindi secondo me siete molto stanche. Bisogna rilassarsi un po' perché dobbiamo andare a dormire. Quindi l'ultimo uovo a testa e a nanna, ok? Aria! Vai Aria, vai! L'ultimo, vai. Io faccio, grazie amore! Kinder! Una mega supposta per Aria! Oh, che me la lancio addosso! Io lo so, mi arriva un proiettile adesso! Ok! Yeah. Mamma mia! Wow! Suppostone anche per Anastasia! Bravissima! Oh! Vane, abbiamo deciso di concludere qua il video perché è molto tardi e le bimbe piccoline, ecco, sono molto agitate, e proprio questo intendevo. Quindi Vanessa, Anastasia, salutiamo i nostri cucciolini e cuccioline. Ragazzi, iscrivetevi al canale e fate un bel like a questo video e attivate la campanella. Ciao. Buongiorno bimbe, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze bimbe, e chi arriva oggi? Mamma mia ragazze, ehi, Vane, Ani, oggi arrivano Isabella e Aria, sì, Zelia, buongiorno, tu stai morendo di freddo amore, vestiti che andiamo a scuola, ultimo giorno di scuola, chi arriva oggi? La zia Samantha? Isabella e Aria? Mamma, come siete addormentate ancora? Dai, su, sveglia. È l'ultimo giorno, noi dobbiamo anche andare al compleanno oggi, Ani. Amore, ti ho messo lì i vestitini, adesso ti do anche la maglia. E dai, ti aspetto giù, ok? Siamo pronte! Vane, ci sei, le hai trovate le scarpe? Dov'erano? Su! Ah, te l'avevo detto. Dai, amore, mettiti il giubbottino che dobbiamo correre a scuola. Ultimo giorno di scuola! Ma che meraviglia! Eccolo lì! Ah, il grembiule, brava. Ciao Gaspi. Ragazze, siete pronte per stasera? Vi ricordate tutto? Ani? Tu hai catechismo, noi abbiamo la festa di compleanno, io ti vengo a prendere alle 6. Cerca di non uscire troppo tardi. Poi andiamo da Anastasia. E torniamo a casa, certo. E poi più tardi ci inoltriamo negli appartamenti di papà, dove loro andranno ad alloggiare perché la nonna e il nonno Silvio hanno ancora la febbre. Ma chi è che lo sa? Quindi lo sa solo la zia Samantha e basta. Non lo so amore, io ho parlato con lei ieri, non ho parlato con tutta la famiglia, quindi per ora so che lo sa solo lei, va bene? Quando stanno per arrivare noi ci nascondiamo e lasciamo le porte aperte a papà. Lasciamo la porta aperta a papà, così entra. Sentiremo. Io sono molto contenta di riabbracciare finalmente le mie nipotine, eh? Speriamo di non addormentarci prima, perché secondo me ci trovano dormienti sul letto. Ma lui era una pentola? Sì. Poi papà gliela prende. Certo. E Daniel? No, Daniel non va perché non sta bene. Vanessa, dobbiamo andare. Dai, amore, andiamo che è tardi. Buona scuola, bimbe, ci vediamo alle 4:30. Portare il succo, le cose. No, le portiamo oggi noi, tranquilla. Infatti oggi. Sì. Buona scuola, buon ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua. Ciao. Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Sono finalmente quasi le 4:30 e sto per andare a prendere Vanessa e Anastasia. Oggi per noi sarà una giornata molto impegnativa perché adesso dovremo portare Vanessa a catechismo, poi porto subito Anastasia a un compleanno, poi la lascerò lì per qualche minuto insieme a qualche mamma e ritorno a prendere Vanessa. E stasera finalmente potremo abbracciare Isabella e Aria, che bello, dopo un anno riusciremo di nuovo a rincontrarci. Bene ragazzi, quindi state sintonizzati sul nostro canale perché oggi ne vedrete delle belle. Ah, una cosa molto importante, Aria e Isabella non sanno nulla che noi saremo lì questa sera, quindi sarà per loro una gran super sorpresa.
Allora, adesso portiamo a catechismo Vanessa. Noi andiamo alla festa. Io ritorno a prendere Vanessa. Ci sei, amore? Siete un po' stretti oggi. E poi andiamo lì alla villa di Vanessa. E poi più tardi andiamo a fare la sorpresa da Aria Isabella. Ragazzi, sono uscita da catechismo e adesso stiamo andando a prendere Anastasia al McDonald's. Ani e Giulia, ciao! Ma siete sempre a un compleanno voi due? Eh? Non è potuta venire perché la mamma lavorava, peccato! Ciao Ignazio! Forza Milan sempre! Sempre! Sta finita? Ti sei divertita? Bambina, vi devo dire una cosa. La zia mi ha mandato un messaggio. Arriva con 50 minuti di ritardo. Il volo è in ritardo di 50 minuti, Vane. E io non so se ce la facciamo ad aspettarla, Ragazzi, sono qua. E quando arriva a Novara è quasi mezzanotte, Siete sicure? Sì. E se vi addormentate? Vabbè. Ci proviamo, ok? Ci dobbiamo provare per forza, tanto domani non si va a scuola. Andiamo fuori a cena e cerchiamo di far passare il tempo in qualche modo, va bene? Adesso siamo fino alle 11. Doveva arrivare alle 10, arriverà intorno alle 11 meno 10 più o meno. Il tempo che escono dall'aereo e arrivano a casa, secondo me, è oltre mezzanotte. Vabbè. Speriamo di farlo. E se no domani. Però volevo fargli la sorpresa. Vabbè, vediamo, dai. Ok? Allora, la zia mi ha chiesto se gli prendevamo un po' di prosciutto e di salame perché le bimbe ne hanno il desiderio, quindi adesso andiamo a prendere un pochino, andiamo a prendere queste cose un attimo al supermercato, i panini, certo. Quando arrivano avranno una fame. Avranno un po' di fame, stuzzicano qualcosina. Poi loro desiderano il prosciutto che c'è qua in Italia perché lì in Inghilterra il gran biscotto, che è il prosciutto più buono del mondo, non c'è. Hai finito di fare casino? No? Va bene, andiamo al supermercato, poi andiamo a casa e c'è papà che ci aspetta. Ora siamo solo io e te, abbiamo lasciato Anastasia da papà. Oh, ma che freddo fa? Fa freddissimo. Comunque secondo me noi stasera non ce la facciamo. No, sì. Secondo me no. Vuoi vedere che Ani si addormenta? E se si addormenta non la sveglio. Gioco io con lei e la distraggio. Ho dei dubbi, però proveremo. Prendiamo quello che ci serve e andiamo. Ok, Vanessina, spesa fatta. Andiamo a casa a mangiare perché ho tantissima fame. E tu hai fame? Mm-hmm. Sì, anche te, perché non hai mangiato niente al Burger King. Bravo, McDonald's, quello che era. Dai, sali, andiamo. Siamo venuti a mangiare qualcosina in attesa che arrivi la zia, perché come abbiamo già detto più di una volta è in ritardo, quindi dobbiamo ammazzare il tempo, perché se stiamo a casa probabilmente ci addormentiamo, arriverà molto tardi. Cosa hai preso da mangiare? Risotto. Risotto? Yellow. Che yellow? Ok. E da bere? Le stationi. Papà, si parlare in corsivo. Allora, interroghiamo il papà che parla in corsivo. Per la prima volta. Verifica. Verifica. Bravo! Vedi che papà è evoluto, che hai all'avanguardia. Sa parlare anche il corsivo. Va bene, dove state giocando adesso? In saletta? Sì. Ci sono tanti bimbi? Sì, un po'. Come? Un po'. Un po'? Ho visto che c'è il gonfiabile che balla parecchio, State lì lontano. Sì. Ci vediamo dopo. Vai a giocare? Ok. Ciao. Allora, dove siete? Ani? Ok, bimbe? Siamo tornate a casa. Papà, aspetta un secondo, papà è andato in aeroporto. C'è solo un piccolo problema. Quale, Vane? Perché? Perché devo fare un tampone? Non aprirlo, perché no, bisogna disinfettarsi le mani. Allora ragazzi, faccio un tampone perché ho un fortissimo mal di gola e visto che appunto devono arrivare le mie nipotine e mia sorella dall'Inghilterra, voglio essere tranquilla e sicura di star bene. Quindi farò un tampone insieme a voi e pregate per me che vada tutto bene, perché altrimenti non potrò vedere nessuno ed è passato un anno dall'ultima volta in cui li ho viste. Vanessa prega, Anastasia prega. E cuccioline e cuccioline pregate. Dai, pronti? No. Ok ragazzi, non so nemmeno come sia. Io sono Ani, stop. Ok? Dai,
Non dobbiamo toccarlo in 100.000 persone, il tampone ho paura. È... Tu hai paura? Sì, un pochino sì. No. Tu, Ani, hai paura? Anche perché l'ultima volta che ho avuto il tampone è perché ero così, che ho avuto mal di gola è perché ero appunto positiva tanto tempo fa, quasi un anno fa. Dai. Ok, vado. Ce la fai? Per forza. Vai. Vai, seconda. Ai. Ah, un attimo. Bene. Bene. Ma è normale, è il tampone. Okay, mamma mia, ragazzi, speriamo di non essere positiva, perché con tutti gli starnuti che sto facendo tra qualche giorno lo sarete anche voi. E adesso niente, rimaniamo in attesa. Vado. Ok. Ok, ragazzi, il tampone sta iniziando a agire. Ok, la T non sembra. Boh, per adesso la T non c'è, fortunatamente. Qual è la T? La T vuol dire che sei positivo, è questa qua. La T. Esatto. Madonna, ma dai, che ho soltanto un bruttissimo raffreddore, no, con un mal di gola. Guardate, sono un doccio. Dammelo. Beh, amore, non è che si vede subitissimo la T, nel caso. Solo in casi eccezionali. Non mi hai dato la C. Vabbè, dobbiamo... La C è giusto. Ce n'è la T? Ma neanche la C c'è? Possibile. Vabbè, ragazzi, ci aggiorniamo fra... Ok, ci aggiorniamo fra qualche minuto, ok? Amore, fai vedere? Fai vedere il mio test? Positiva. Non è vero, sono super negativa. Dai, bimbe, prepariamoci che dobbiamo andare a fare il super scherzo a Isabella e Aria. Dovete stare in silenzio, mi raccomando. Comunque abbiamo ancora un po' di tempo, perché prima che arrivano, atterrano e prendono le valigie passa ancora un'ora. Allora, amore, ho sentito la zia, è atterrata. Solo che sta andando a recuperare le valigie, quindi possiamo aspettare ancora un pochino qua, perché prima che arriva Novara passano ancora mezz'ora, 40 minuti. Tu sei stanca? No. Sì, non dire no. No. Vuoi andare? Sì. Volete andare? Sì. Volete cominciare ad andare? Sì. Così troviamo il nascondiglio perfetto? Sì. Ok, andiamo, dai. Ok, bimbe, siamo sotto casa dei B&B di papà. Ora, Ani, mi raccomando, Ani, sei l'uomo nero. Sei tutta nera. Mi raccomando, ascoltatemi bene. Nelle scale non si fa casino. Prendiamo l'ascensore. No. Sì, io non ce la faccio, Vane. Io non so. Io non sono tanto in forma, Prendo l'ascensore. Dai, prendiamo l'ascensore, ok? Dai. Che bello. Andiamo? Silenzio assoluto, Ok, ragazzi, ci siamo. Mm-hmm. Stiamo per entrare. No, non so nemmeno io qual è la chiave. Vuoi prenderla quella piccola. Tu? Cosa ne sai tu? L'apre sempre papà. Per me è questa. No? Sì. No. Dai, dai, raga. Speriamo almeno che loro si siano appena... siano almeno partiti. Non credo che ti guardi indietro, Vanessa. Loro sono ancora in aeroporto. Non pensare che stiano arrivando adesso. Andiamo, andiamo. Sei pronta? No. Adesso dobbiamo cercare il nascondiglio e soprattutto capire in quale appartamento farlo, perché sono due appartamenti e... vediamo, adesso vediamo, vediamo. Di qua. Silenzio assoluto, Ok. Sta freddo. Adesso entriamo in questo ascensore che a me non piace. Ciao. Sì, è profumatissimo. Mamma, ma c'è qua la campana, tipo se... sì, c'è... ma stai zitta, non me lo dire neanche che si può fermare, perché... Che bello. Potrei non farcela in un ascensore bloccato. Ok,
Ok. Ragazze, dovete decidere se andare in questo appartamento o in questo altro appartamento. Dove vuoi andare? In questo? Sicura? Cioè, abbiamo deciso di restare qui, quindi ci andremo a nascondere. Dove? La mamma qui, Anastasia qui sopra. Ah, ma no, ma nascondiamoci tutti e tre insieme. Ma no, ci nascondiamo tutti e tre insieme, nello stesso... Nel primo, Ani? O nell'ultimo? No, dai, nel primo, dai, su. Ci nascondiamo tutti e tre qui. Ma ci devono trovare qua. Sì che ci stiamo. Certo, mi abbasso. Quando li sappiamo che stanno per arrivare, ci nascondiamo. Bisogna spegnere tutto. Ho ricevuto uno squillo dalla zia Samantha, quindi penso che stia chiamando papà per dirgli che stanno uscendo. Sì, perché, e noi, perché quindi diciamo che più o meno tra una mezz'oretta sono qua, ok? Mi raccomando, mi sta chiamando un attimo. Allora, mi ha chiamato la zia per sbaglio pensando che io fossi papà, quindi stanno cercando papà. Sono usciti dall'aeroporto. Tra poco troveranno papà, saliranno in macchina e tra mezz'ora più o meno sono qui, ok? Ci siamo quasi, ragazzi, eh? Non ridete quando entrano, eh? Così. Silenzio assoluto. Non può starnutire. Non si può starnutire. Zitta, che è mezzanotte. Non camminate troppo, che sotto qua c'è gente, non siamo a casa nostra, eh? Sedute, dai. Allora, la mamma l'ha chiamato e quando l'ha chiamato subito siamo saliti in macchina. Finalmente, direi anche. Sono saliti in macchina, quindi ascoltatemi, bimbe. Adesso un quarto d'ora. Non fate casino, non fate. È l'una di notte, non fate. Sì, e di là ci nascondiamo noi. Sì, amore, tra un quarto d'ora, 20 minuti ci infiliamo nell'armadio. A parte che sentiamo l'ascensore. Dobbiamo spegnere tutte le luci, eh. Ma va, un attimo, vabbè. Vane, ti sei nascosto. Sono per strada, eh. Adesso 10 minuti entriamo tutti, ok, Ani? O hai paura? Ma di cosa? Ci sono io, stiamo solo facendo uno scherzo, non devi aver paura. No, non è così. Ma cosa la spengo a fare, la luce? Ma smettila. Se non sono ancora arrivati... Ragazzi, siamo in fibrillazione, non sappiamo più cosa fare, stiamo aspettando gli ultimi minuti prima di nasconderci. Dai, spegniamo. Ani non ha una bella faccia. No, dai, spegniamo. Ma paura di cosa? Di nasconderti. Spegniamo, entriamo dentro. No, amore, sono le macchine fuori. Appena sentiamo l'ascensore ci nascondiamo. Spegniamo, entriamo dentro. Ma cosa devo stare... Zitta. No! Shh. Quando sento l'ascensore. Che palle, non lo sentirei mai. Ma... Così hai sentito? No. Tipo di canale delle chiavi. Ma che lo smettila. Ma smettila. No, amore. Cosa c'è? Anastasia, perché hai paura? Stiamo facendo uno scherzo. Guardate Anastasia in ansia, ma perché? Andiamo a casa. E allora? Dai, allora spegni il tuo. Ragazzi, forse ci siamo. Chiudi, 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 chiudi. Cazzo, si è chiuso, ok? Si è chiuso. Fa niente, fa niente, la stai ferma che io sbatto la testa. Tutto ok? Cosa c'è? Si vede. Fa niente, no. Vede. Cosa spengo? Se spengo, spengo cosa riprendo? Ma non riprendere. Ma come non riprendere? Sì. Se comunque vede. Secondo me non sono arrivati. Siamo solo noi, ci siamo. Silenzio. Ragazzi, stiamo qua. Ma io non è che sono comodissima dentro un armadio, eh? Tu sì? Tu sei comoda? Però quando arrivano devi spegnere perché sennò si vede e lo scherzo ma non senti, è bello. Ma scusa. Loro ci devono trovare. Vanessa, ma se io spengo non riprendo il momento più bello. Fa niente, è uguale. Ma fa niente lo dici tu. Scusate. Non vedo niente al buio. Cos'era?
Mi fai troppo ridere. Sì, io ho... Cosa? Tu spegni la luce. Non fa male agli occhi, mamma. Ti fa male agli occhi? Silenzio. Shh. Forse sì. Zitta. Dai, Anna, non muovere. Forse ci siamo. Dai, spegni. Silenzio. Ragazzi, c'è lo stomaco di Vanessa che fa dei rumori stranissimi e noi siamo al buio perché ogni tanto... Ma sentite? Ti sei mangiata Gasper? Secondo... Ma non è la pancia, è la gola? Boh. Senti, aspetta. Vanessa, Vanessa si sta trasformando. Apro. Si sta... Zitta. Zitta. Amore. Ancora. Allora, forse sono arrivati. Ma non riesco a capire. Goccia addosso. Perché Vanessa continua a fare versi strani. Niente, non ci hanno cagato di striscio. Abbiamo fatto un casino bestiale. Loro sono entrati in camera e nonostante tutto se ne sono andati. Ragazzi, andiamo noi all'attacco, dai. Sì. Sì, Vanessa. Adesso li spuntiamo all'improvviso da dietro, dai. Oh, my God.
Siamo tornate a casa. Ani, stai già quasi dormendo. Scherzo riuscito. Isabella si è spaventata tantissimo. Mamma mia, che ridere. Arietta non l'abbiamo vista perché stava già dormendo. Il tempo di entrare in camera si è addormentata, poverina, perché è molto tardi. Sull'aereo sono andate a dormire. È molto tardi, amore. Sono quasi le 2 di notte. Ragazzi, andiamo a dormire. E poi ci vediamo in questi giorni sempre con Isabella e Aria, ok? Domani ci vediamo. Certo, però facciamo una gran bella dormita perché io sono stanchissima. Buonanotte. Buonanotte, ciao.